Presentato a Palazzo Lascaris il volume 600.000 no, la resistenza degli internati militari italiani, curato dall'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza e dall'Associazione Nazionale Ex Internati, sezione di Torino. Allegato al volume il DVD con lo stesso titolo e la raccolta delle testimonianze di ex internati militari italiani, realizzato dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale in collaborazione con l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza. Presidente, qual è il senso di questa iniziativa? Detto in breve, si tratta di coprire una zona della storia d'Italia poco esplorata, anzi un po' negletta. Questi 600.000 italiani che ogni giorno per 20 mesi hanno detto di no all'invito ad arruolarsi nella Repubblica Sociale o fra i tedeschi, sono degli eroi di una resistenza altrettanto significativa di quella fatta combattendo sulle montagne. Erano stati un po' tenuti in ombra, mancavano i materiali, poi abbiamo 8 anni fa ci è arrivato un archivio familiare, di lì abbiamo cominciato questa esplorazione che oggi finalmente approda in questo libro e un DVD che dovrebbe coprire quest'area di conoscenza che prima era scoperta. Questo è il nostro primo libro importante come associazione, praticamente come abbiamo anche il DVD 600.000 noi incorporati. Sono due opere essenziali per quelli del futuro, degli storici e dei ragazzi di questa generazione che l'abbiamo fatto. Diciamo le nostre previsioni sono solo più quelle di vedere quanti chilometri ci mancano per arrivare al capolinea.